Chi l'ha fatta? Che cosa? La mattanza del Campazzo. Ah, quella l'ha fatta tutti gli anni. Che poi quest'anno in realtà è un po' in ritardo, però in primavera viene meglio. Ma sei serio? Sì, prende il poveretto, gli fa la gola e poi così, alla fine si beve il sangue. Ma è una bestia di Satana? Boh, sì, cioè è così, e poi fa i pezzi. I pezzi? E i pezzi, come deve fare? Ma chi è? È il figlio della Maura. E dov'è? Oh beh, vai poi a chiederlo alla Maura. Salve, lei è la signora Maura, vero? Sì. Sono il commissario design, vorrei farle alcune domande su suo figlio. Cosa sei le? Ma allora sa già. Non si capisce. Le un delinquente che vengono ogni quindesde con i pani da lavare e poi anche in sangue. Ma quindi lei sa cosa fa il Campazzo? Non si capisce. E per lei è normale? Per me se lo cretei. Ma lei deve essere matta. Ma che matta? Oh! Matta talvolta vuol dire tua sorella? Vamola! Ornella, sei così bella questa sera. Che vuoi? Lo sai. Va bene, allora che vogliamo fare stasera? Battiamo il record? 37 secondi sono difficili da battere. Quei del Guinness dei primati stanno già applaudendo. Dolcezza, non scherzare. Voglio sapere dov'è il figlio della Maura. Questo non lo so, però chiedilo a Martino. Quel tale che sta sempre seduto sulla panchina vicino alla torre dei bolognesi, presente? Ecco, lui vede e sente tutto. Chiedi a lui. Grazie, Ornella. Aspetta. Con lui, tatto. Mi raccomando, tatto. Grazie, va bene. Prego. Salve, sono Detective Design. Mi dicono che lei sa dov'è il figlio della Maura. No. Caffè? No, grazie. Dov'è? Mi vergogno. Dimmi dov'è! Lo chiamano il mattatoio. Ma è un massacro! Devono essere almeno 100! Socia, sarà insieme a 38. Lei è un mostro, la dichiaro in arresto. Ma qui è normale per tutti. Tutti? Sì, ma sei proprio ignorante. Ma ascolta, non sai come si fanno i salami?